Amici di Varese Noi, bentrovati, backstage estate, sempre in riva al lago e questa volta ha un suo perché doppio la nostra location, perché abbiamo Roberto Bianchi che è presidente della Proloco di Varese, innamoratissimo del nostro lago, delle nostre bellezze, poi di turismo parla anche Francesco Tomasella, il candidato di Varese Libera, bentrovato. Buonasera. Continuano i nostri appuntamenti con esponenti della cosiddetta società civile, esponenti che metteranno, si confronteranno, metteranno i loro dubbi, le loro questioni, le loro domande su questo tavolo, quello dove si siedono anche i candidati alla poltrona di primo cittadino. Cominciamo subito con te, perché l'assist che poi ci darà, a me quello che serve, e che più mi è piaciuto, per poi parlare appunto con il presidente della Proloco, è il discorso turismo, perché sei, mi sembra, il quarto candidato che siamo andati a incontrare, tutti e quattro parlate di turismo, con idee completamente diverse. Da sindaco confermato agli altri candidati che ne vogliono prendere il posto. Allora, diciamo che nel nostro volantino con le nostre sette priorità, l'aspetto primario per far diventare Varese più attrattiva è quello degli eventi. Noi crediamo che Varese debba essere una città viva, vivace e che appunto debba dare dei motivi specifici alla cittadinanza, anche, non solo ai varesini ma anche ai varesotti, anche a cittadini di altre città della Lombardia per venire a Varese. Abbiamo sicuramente delle ottime potenzialità perché abbiamo il lago, abbiamo la montagna, abbiamo una città in stile Liberty. Abbiamo dei giardini estensi meravigliosi, abbiamo tante potenzialità, quello che manca a mio parere sono gli eventi, se ne fanno troppo pochi, se ne fanno troppo pochi in centro, se ne fanno troppo pochi nei quartieri, quindi quello a cui puntiamo noi è dare appunto sempre più motivi ai lombardi, direi, per raggiungere Varese e passarci qualche giorno. Il problema, come sostiene in un documento di cui poi parleremo anche Roberto Bianchi, non è venire a Varese, il problema è tornare a Varese. L'attrattività, il motivo per cui alzare il sedere da Milano e arrivare a Varese. Ci vuole un motivo, ci vuole una scelta, ci vuole qualcosa che ti stimoli, no? Che quando sei a Varese hai tante cose da vedere, ma prima di tutto devi conoscerla la tua città, la nostra città. Conoscerla e promuoverla. Quello che a mio giudizio manca è l'ultimo miglio, cioè andare qualcuno che vada a venderla. Questo è il tema, perché spendiamo 600.000 euro all'anno come Camera di Commercio per promuoverla. Il Comune si è attivato con un assessorato ad hoc che di fatto è nato l'anno scorso, ma la sensazione è che poi la grande mole di richieste si vada persa in un meccanismo che non necessariamente è efficiente, ti porta a chiudere il cerchio. Chiudere il cerchio significa aver fatto e aver preparato una proposta strutturata e sensata. Il turismo nasce quando? Quando consumi lenzuola, perché altrimenti è un turismo toccate fuga che non lascia nulla. Quando consumi lenzuola significa un albergo, un pernottamento, significa servizi, significa spostamenti, significa una ristorazione, e quello è l'indotto per la tua città. Quindi noi dobbiamo cercare di imparare a costruire pacchetti strutturati che possano essere graditi al pubblico che viene da fuori. Però tu parlavi di eventi, giustamente gli eventi possono essere come degli spot, tu li vedi, esatto, una volta, fai una campagna pubblicitaria, poi la chiudi, magari ti dimentichi del prodotto. Questo è lo spot, questo rischia di diventare un evento. L'idea che avete voi, qual è? Cioè, che tipo di eventi, a quali pensate? Perché tra l'altro nel suo documento di cui poi parleremo, ha individuato tanti luoghi sportivi di Varese, tanti spazi di Varese e il centro sportivo che deve vivere tutta la settimana, non solo quando c'è l'evento, abbiamo per esempio, certo, dello stadio,
può essere un aggregatore di eventi. Ecco, a cosa pensi, a cosa pensate voi? Ma sicuramente possono esserci diversi tipi di eventi. Il grande evento, come può essere quello sportivo, campionati mondiali di ciclismo, campionati mondiali di canottaggio, che sicuramente sono una vetrina ad hoc, no? Perché poi, come dicevi, vengono da tutta Italia magari a seguire un evento di questo tipo, però poi scoprono il lago di Varese, scoprono il Sacro Monte. Scoprono il centro e viene voglia magari di tornare a Varese Però Francesco, scusa, però no, secondo no, per attaccarmi a quello che hai detto, perché nel documento di cui poi parleremo, tu hai parlato giustamente di ciclismo, canottaggio. Chiacchieravamo prima di accendere le telecamere proprio di questa cosa. Non puoi portare le biciclette, non puoi andare sul lago in canoa. Io perché devo tornare? Vorrei essere veramente attratto. Ecco, cosa pensate di fare? Così proseguo il discorso, però indirizzandolo verso queste osservazioni. Le possibilità sicuramente sono da ampliare. Come tutti sanno, Varese Libera, si caratterizza proprio, si è caratterizzata per la propensione alla libertà. Quindi, se ci sono delle norme, che limitano, le possibilità di, vivere e di fruire il territorio, che vengano semplificate e che si diano sempre più, possibilità, di vivere appieno le risorse che abbiamo nella nostra città. Poi, per finire, ti stavo dicendo, secondo noi sono anche gli eventi di quartiere importanti. Nel nostro volantino, nelle nostre priorità, parliamo di spazi per i giovani, per gli eventi e per la cultura, ma noi pensiamo che i quartieri debbano essere vivi, devono essere vivaci. I circoli, i teatri, per esempio, Varese aveva. Qualche anno fa aveva tanti teatri, cinema, teatri, poi si è fatto il multisala e gli altri sono stati sostanzialmente tutti, sono rimasti inutilizzati. Io penso Sì, che vabbè, non è quel. solo per il multisala, sono cambiate anche le abitudini, il film lo vedi sul telefonino, le Sì, nuove no, ma uscite, quegli cioè. spazi non sono più dei cinema, ma che si assegnino alle associazioni culturali, per esempio. Io voglio una città dove nei quartieri d'estate, ma anche d'inverno, ci siano le balere. Per far ballare gli anziani, ci sia la musica dal vivo, ci sia il rock che non si suona più dal vivo, ci siano le feste, ma questo deve essere nel quartiere, anche questo evento, questo è benessere della cittadinanza. Il cittadino non deve solo lavorare e spendere, consumare e dormire nella nostra città. E io parlo non solo di giovani, ma di anziani, di tutti. Ci sono paesini della nostra provincia che tutte le sere d'estate fanno la musica dal vivo, fanno la Sì. È balera, fanno. A Varese questo non avviene. vero, è vero anche questo, anche perché poi Varese diventa un punto di ritrovo, soprattutto nel fine settimana, tutto l'anno, dai tanti ragazzi che studiano qui, vengono dalla provincia di Varese, soprattutto Varesotto, e poi vengono qui a Varese nel weekend e hanno poco, fanno la passeggiatina in corso. Quello che lui diceva sposa abbastanza ciò che diceva Roberto Bianchi, però vorrei fare una piccola presentazione di Roberto Bianchi, ma non come personaggio. Lui è un varesino, ha lavorato per tantissimo e continua a farlo a Milano, molto esperto negli eventi sportivi. Vabbè, l'Autodromo di Monza è casa tua, vedi un attimino. Ecco, la cosa bella è che vuole portare quel concetto di accoglienza, organizzazione, programmazione qui a Varese. Adesso hai detto che hai sentito le altre puntate. Quindi gli altri Ho candidati. sentito gli altri candidati. Hai sentito Ho ascoltato quello. Zanzi, ho ascoltato caro Alberto Coletto, quindi ho ascoltato l'attuale sindaco, quindi Galimberti, tutti parlano di turismo. sì, Hai sentito anche lui? perché La tua domanda. il turismo è un po' quell'azienda che non si vede, no? Perché non ha mura, non ha un fabbricato, ma di fatto dà da lavorare a migliaia di persone. Il vero problema è organizzarla, metterla insieme, strutturarla in modo che tutte le realtà, le anime della stessa struttura lavorino sinergicamente e producano. Si rendano attrattive e dall'altra parte accessibili, perché l'altro tema è l'accessibilità, che è il nostro anello debole. Siamo alla fine in fondo a una lunga autostrada che porta al Varese, punto. Dietro, oltre, non c'è nulla. Quindi il motivo è trovare le formule per. Quando dicevi una cosa molto interessante prima, dobbiamo renderla accessibile. Accessibile significa se facciamo il canottaggio e investiamo qualche milione di euro nel canottaggio, dobbiamo in qualche modo rendere il nostro lago accessibile a quell'olandese che
vede Varese in televisione e desidera venire qui con la sua canoa a farsi il giro del lago. Questo non può succedere, oggi non succede. Lo stesso vale nel ciclismo. Investiamo nel ciclismo, doveroso, corretto, perché è un magnifico territorio per questo, ma poi se il turista olandese carica la sua bicicletta, la mette sul tetto e arriva a Varese, non può caricarla sul pullman, perché gli è vietato. Quindi dobbiamo imparare a dare soluzioni, creare un'accessibilità e una fruibilità del nostro impianto a un pubblico sempre diverso. Non dobbiamo pensare solo al cittadino votante, mi permetto, ma dobbiamo pensare anche a chi arriva da fuori, perché questa fabbrica nutre una filiera molto più grande di quanto ci immaginiamo. Per darti un dato, prima ci ha dato il Gran Premio Monza, l'indotto di un Gran Premio d'Italia su Monza è di quasi 80 milioni di euro. Ti assicuro che alberghi su Monza e il suo territorio. Si occupano camere fino a Lugano, Bergamo. Quanti giorni? Per almeno 3 giorni. Quindi i 2 giorni sono garantiti, la zona di Monza è occupata per tutta la settimana. Però il Gran Premio è un evento di grandissimo profilo e una dimensione diversa. Ma tu cala quella realtà su un territorio diverso come questo, con uno sport, tra virgolette, meno penetrante in termini di visibilità e di audience, ma ottieni lo stesso risultato. Ma devi costruire un sistema. Il sistema camerale, amministrativo, che ti permetta di lanciarlo e di promuoverlo e di sfruttarlo nell'anno, perché il tema è sfruttarlo. Sono d'accordissimo con lui quando dice che Varese deve essere anche accogliente per chi viene da fuori, e mi collego un attimo a un'altra priorità del nostro programma, che non è appunto una proposta solo elettoralistica, ma è un'esigenza sentita da chi viene a Varese, non solo da chi ci vive, che è quella del problema del triciclo. Ho partecipato un mesetto fa a un evento in piazza Montegrappa e una persona di Busto Arsizio mi ha detto: Francesco, è la seconda volta che vengo a Varese, io ho detto alla mia fidanzata, se posso evitare di venirci non ci vengo, perché trovare il parcheggio è un disastro. Quando nelle nostre priorità mettiamo il minimo del 30% di parcheggi a disco orario a Varese, vuol dire rendere la città più accogliente anche per chi viene da fuori, per chi ci lavora. Tra l'altro faccio notare però se non ci sono i parcheggi li metti sempre quelli sono blu. Sì, però i parcheggi di disco orario faccio notare che a Varese sono di mezz'ora, non c'è neanche il parcheggio di disco orario di un'ora a Varese. Per non parlare dei parcheggi di disco orario 4 ore, io ho un'attività a Tradate in questo momento, a Tradate intorno alla mia azienda nel giro di 100 metri quadrati ho 4 parcheggi di disco orario 4 ore. A quel punto una persona dice: vuoi andare a mangiare un gelato, voglio fare un giro, dove vado? Vado a Tradate o vado a Varese? Quindi anche questo sembra una cosa, no? Sembrano piccole cose, ma sono le prime forme di accoglienza che una persona percepisce, una persona del territorio. Ok, allora adesso... È fruibilità, cioè ecco, la facilità di accedere. Tu devi venire a Varese, devi venirci da Milano... in settimana, ma anche nel weekend, perché per fortuna comunque ci sono persone che vengono nel weekend a Varese, ti viene mal di testa perché non sai dove uscire. Gazzada, alla Schiranna, dritto, via l'Europa o entri in Varese. Cioè, è tutto ci vieni in treno? Ci vieni in treno, puoi portare le biciclette in treno. Forse, non no, sempre, le puoi portare prima e seconda carrozza. O amiche e non trovi taxi. E non trovi taxi. Caspita. Lo chiami e dici, no, devo andare in piazza Montegrappa. Arrivi in piazza Montegrappa e il taxi non è disponibile perché è fuori orario. Questa è fruibilità della città, rendere semplice l'uso del tuo territorio. Però la prima provocazione che vi voglio lanciare, perché comunque capite che in un momento in cui la pandemia sta creando gravi problemi alle risorse economiche della famiglia, alle risorse psicologiche della famiglia, e risorse anche emotive di una famiglia. Parlare di turismo significa sì rendere Varese accogliente verso chi viene da fuori. Come facciamo a rendere Varese oggi accogliente per i varesini? Come facciamo a creare quel sentimento cittadino, quel sentimento di squadra, per esempio, che si è venuto a verificare i primi terribili, così mi hanno raccontato, giorni di lockdown, quando voi eravate tutti quanti chiusi in casa e non ci si poteva neppure quasi, solo per telefono si potevano avere contatti, c'erano degli orari per fare la spesa. Io dormivo, quindi non me l'hanno raccontato. Se vuoi ti racconto cosa ha fatto Proloco. Cosa avete fatto?
Provoco nell'immaginario collettivo è l'associazione che si occupa di Salamelle e Vimbruletti, fa la piccola festicciola di quartiere. Provoco Beh, di una è città, già tanto, però, non è la provoco di una male. città si atteggia per programmi un pochino magari più strutturati, più organizzati, diversi, un po' più alti come profilo. Anche se devo dirti la verità, io la settimana scorsa ho avuto l'occasione di incontrare tutte le pro loco del lago e ho trovato un sacco di gente motivata nel fare e nel Anche promuovere il diversi giovani, territorio. mi dicevi. Bravissimo, non pensavo. Proco è sempre vista come l'associazione degli anziani che non hanno nulla da fare, giocano a bridge e si divertono in pro loco a friggere o fare le salamelle. Proloco durante il lockdown aveva era impossibilitata nel realizzare attività rivolte al pubblico e allora abbiamo generato attività rivolte al cittadino che a casa non poteva trovare servizi, non poteva, aveva bisogno di soluzioni. Come? Abbiamo fatto un portale, provarese.it, abbiamo raccolto i database, i dati sensibili dei varesini, abbiamo dato loro ogni giorno, 3 volte al giorno, le informazioni delle code ai supermercati, perché devi sapere che fuori i supermercati c'è la coda di 1 ora alle volte, com'è l'Iper, com'è messo l'S lunga, il Tigros, i supermercati possibilmente del territorio è entro zero, abbiamo evitato se vuoi in modo spudorato i supermercati di matrice estera. Abbiamo dato questo tipo di informazioni e poi in più abbiamo dato la possibilità di un delivery, una consegna a casa, ti consegno il prodotto finito. I primi servizi di delivery li abbiamo sviluppati nel mese di marzo e questa cosa ha funzionato talmente bene che abbiamo raccolto più o meno 4.600 iscrizioni sul portale, che non sono poca Insomma, cosa. Oggi ebbè. sono il nostro database. L'apertura del minigolf piuttosto che click, un'attività promozionale rivolta a facilitare l'utenza. Questi sono i servizi che una struttura come un ente pubblico non può fare Ecco, ma in necessariamente, termini concreti, così poi ma lo puoi dire anche lui, scusami, perché, ti ripeto, io mi metto sempre dalla parte di chi ci sta certo, guardando. giustamente. Come mi può generare reddito a casa, perché come il turismo a Varese può regalare offerte, opportunità di lavoro? Notorietà, visibilità, dietro al grande evento, come diceva Francesco, c'è tutta la macchina organizzativa, dalle pulizie al catering, le piante fiori, gli allestimenti, questo è lavoro. Dietro un Gran Premio d'Italia, scusate se torno sul Gran Premio perché è un tema che mi appartiene, ci sono solo i camerieri, ci sono circa 1.000 camerieri, 3.000 uomini che lavorano nella sicurezza, c'è una macchina organizzativa importante. Prova a pensare, noi abbiamo un territorio, a mio giudizio, che è l'ideale palestra fuori porta rispetto a Milano. Per ideale palestra intendo un luogo dove puoi fare tutti gli sport. Pista ciclabile, canottaggio, puoi andare a cavallo, c'è un palaghiaccio, c'era, adesso lo stiamo rifacendo, piscine, ci sono Golf. il golf, c'è un volo a vela. Sapete che nessuna città ha questo patrimonio di strutture sportive? Sapete che noi non le utilizziamo, le sottovalutiamo, è chi arriva da fuori ad utilizzarle. Cosa dobbiamo imparare a fare è unire in rete queste soluzioni e proporle all'esterno. Quando dico la naturale palestra fuori porta è perché, a mio giudizio, ma non credo di non essere l'unico a pensarlo, noi abbiamo bisogno di un'identità. Chi siamo? Pisa, sai cosa rappresenta? Monza, sai cosa rappresenta? Siena, ha il Palio. Ogni città italiana ha una sua caratteristica, a noi un po' questa caratteristica manca. Zanzi ha detto una cosa giusta, che tra l'altro riportava una tua idea, se non sbaglio, quella della rete di Patrimonio UNESCO, patrimonio ok. UNESCO fatta dalla rete dei giardini. È una cosa assolutamente sacrosanta, perché noi siamo riconosciuti nel mondo, in qualche modo, come la città giardino. E secondo me abbiamo sbagliato ad abbandonare quel concetto, Varese città giardino, Sulla dandogli socialità una e adesso qualcosa tocca a anche te, lì. Ah, esatto. E no, perdonami. no, no, perché adesso la parola di chi ha spesso utilizzato rete, mettersi insieme, è un po' quello che tu, lo sito anche nel programma, e come ci ha scritto Alfonso da Masnago, la rete dei quartieri, era di questo che parlavate anche voi. Cos'è? Sì, Cos'era la allora tua idea? intanto rispondo al concetto appunto che hai espresso, che chiaramente la pandemia ha allontanato inevitabilmente le persone, quindi ha fatto un Però li ha danno, se riavvicinati in qualche vogliamo, anche maniera. alla socialità. Non lo so perché in realtà io noto invece una società sempre più volutamente divisa. Sapete tutti che sabato Varese Libera per la seconda volta in 9 mesi ha riempito di
500 almeno persone, ancora una volta a Piazza Montegrappa, sul tema del Green Pass. Se no, secondo noi, con la pandemia, come diciamo dall'inizio, bisogna cercare di convivere, bisogna investire, fin dall'inizio si sarebbe dovuto investire nella prevenzione, nella prudenza, ma non abbiamo mai ritenuto il lockdown uno strumento idoneo, perché avevamo immaginato che sostanzialmente si sarebbe dato, il governo avrebbe dato poco le attività e quindi sarebbe aggiunta a un'emergenza sanitaria un'emergenza economico-sociale. Scusa Francesco, però il lockdown, diciamolo, dal punto di vista medico, gli stessi dottori erano d'accordo perché diceva che non circolava il virus, perché il contatto era più facile, soprattutto con i cosiddetti, poi abbiamo imparato a conoscere il termine, portatori sani. Poi c'è l'altro problema che non deve essere mescolato con quello della salute, che è quello che comunque tu mi fai vivere perché non prendo il virus, ma io muoio perché non ho i soldi per fare la spesa. Allora, in questa confusione poi vengono a essere male considerate manifestazioni di piazza. Beh, dipende da chi. Insomma. No, ma ti ripeto, ascolta, sabato... qualsiasi altro partito a portare Piazza Varese 500 persone come fa Varese Libera. Va bene, ma perché, ascolta, mi mettevo io a fare Viva Vito e facevo no Green Pass, tutti quanti, pizza per tutti, le portate. Sono sentiti, però, ma il problema che dico io non è il problema del tema è andare in piazza a protestare, perché per esempio, per fortuna a Varese abbiamo dimostrato di essere più civili rispetto in altre città dove hanno fatto la caccia al giornalista o la caccia al fotografo, perché quello poi si è trasformato. Ecco, ma quello che io ti voglio chiedere è, noi adesso abbiamo tutti questi progetti, è vero che il virus ci ha allontanati, ma come si suol dire, mal comune mezzo gaudio. Questa cosa ci ha anche avvicinati, perché patiamo tutti lo stesso problema. Ora ci vogliono risposte concrete. Sì. Ecco, e tu, come tu sindaco, il primo provvedimento che fai, qual è? O tra i primi che vuoi fare, qual è? Non mi veni a parlare appunto delle righe blu e tutto, delle strisce blu e parcheggi. No, ti dico che intanto faccio quello che non è stato fatto. Okay. Abolisco la Tari per 3 anni. A tutte le attività commerciali penalizzate dal lockdown. Gli do, o cerco come sindaco, come comune, di rimediare in parte a quello che la politica avrebbe dovuto fare che non ha fatto. Questa è la cosa che più mi preme. Hai pagato tasse per servizi che poi magari, anzi sicuramente non hai potuto. Esatto. Lo dicevi anche tu nel tuo disegno di Varese. Ma lavoratamente trovi in quella condizione. E poi se parliamo di socialità, noi siamo contro, dici ci ha avvicinato, no? Perché sui social io vedo tanta rabbia, odio. Il mondo dei sì, è vero. Il discorso Novax, cioè non sta in piedi questo discorso Vax, Novax, è un discorso indotto. E non è giusto che sia così. Non è giusto che, ma come dice la Costituzione italiana, sì. Non è giusto che dal 6 di agosto per entrare al cinema, al ristorante, ma abbiamo parlato di sport, per andare in palestra, per andare in piscina, per portare i nostri figli in palestra e in piscina, devo sottopormi a un trattamento sanitario come il vaccino. Perché costituzionalmente ciò non è previsto. Ho capito, però ascolta, io non mi vaccino, ti vengo a portare il virus. Eh? Sì. Tu stai bene, perché lo porti a casa a un soggetto già debilitato, perché non si ammala di Covid, ma il Covid gli aggrava delle patologie, non è stato il mio caso, patologie che già ha. Qualche domanda poi te la fai alla fine sulla sicurezza. Proteggiamo gli anziani. Guarda, su questa cosa la penso sostanzialmente come Salvini. La differenza è che Salvini dice non bisogna obbligare i giovani, ma anche Sgarbi si è vaccinato, ma è contro. Questo è di fatto un obbligo, è un obbligo indotto. Cioè dici, sei libero di non vaccinarti, però se non ti vaccini non vivi più. Allora, Salvini, piuttosto che Sgarbi, ma tante persone, insomma, pensano che una volta protetti gli anziani, le categorie più fragili, il mondo dei giovani, degli under 40, vada sostanzialmente lasciato, che gli vada lasciata la possibilità di vivere, di lavorare
E questo è quello che ho sempre pensato io. Io non Sì, però dico. ma ti rendi conto che si arriva a questo livello perché? Perché il giovane non si vaccina, ma no, non si vuole vaccinare, si vaccina non perché vuole tenere tranquillo il papà, il nonno, no, perché deve andare a ballare, deve No, andare. non è così, dai. E non ci no, sono perché se tantissimi parliamo. Scusa, che non si sono scusa, sport vaccinati, al scusami. chiuso. No, vabbè, Sono tantissimi non è tantissimi, vero, c'è stato, tanti. i Però dati statistici parlano di un'impennata dei ragazzi più tra i 20, 20%. più 20%, i dati Ah, che si statistici. stanno andando a Adesso, ma vaccinare? Sì. perché? Da quando ti evitano di divertirti, di andare in giro tutto? È questo il discorso. Io coerentemente dichiaro che non mi vaccinerò. La cosa può piacere o meno, ma io sono sempre stato coerente con le mie idee. Deve essere una scelta, non un ricatto. Finché sarà un ricatto il vaccinarti o meno, perché se non ti vaccini non vivi, io non mi vaccinerò. Vedi, Salvini sostanzialmente fa lo stesso ragionamento mio, la differenza è che poi lui sta al governo, la Lega, quindi, no? Parliamo, stanno al governo col PD, con i 5 Stelle, con Draghi, che impongono questo uso del Green Per Pass. fortuna però la politica locale è un'altra cosa, per fortuna, perché la politica locale è vero che devi Sì, sottostare a magari. Varese non si presentano Lega e PD insieme, a Roma governano insieme. Esatto, ma no, ma non è solo quello, perché per esempio hai avuto problemi anche in passato tra Lega e Forza Italia, magari a Varese, hai capito? E poi lì hanno vinto altre fazioni che non si Un'altra affacciavano cosa assurda, a alla mio parere, è che destra, le per forze esempio. più liberali, che dovrebbero essere quelle di Italia Viva e di Forza Italia, stanno proponendo l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, che per ora non c'è, ma secondo me a breve ci sarà. Noi siamo stati il primo paese in Europa a mettere l'obbligo vaccinale, per gli infermieri, e adesso probabilmente arriverà anche questo. Questo, ecco, non è favorire la socialità, questo è Ok. favorire le discriminazioni. Siamo in chiusura, aggiungi questa cosa nell'ottica però anche programmatica con cui abbiamo presentato abbiamo parlato del tuo programma, abbiamo presentato il presidente della Proloco. Secondo me lui fa un discorso, tra l'altro apprezzo la tua coerenza perché è un anno che ti conosco, è un anno che vai su un percorso chiaro. Secondo me la pandemia ha enfatizzato la diversità tra una partita IVA e un posto fisso. Questa è stata la vera frattura, perché la partita IVA è andata in sofferenza e non è stata di fatto aiutata, il posto fisso, lo chiamo così, invece è stato tutelato fino alla fine e lo è tuttora. Questa è la vera anomalia, se vogliamo, tutta nostra. Di contro il senso patriottico te lo riconosco, la vicinanza, il gruppo, essere sensibili tra di noi. Io ricordo in quei giorni c'era un senso corale, la gente era addirittura più gentile. In una primissima fase, però. Se E parliamo questo di mi ha primo dato lockdown. una grande speranza. Poi, insomma, dopo sono nate, come dici tu, le fazioni. Cioè, io ti odio perché tu sei una. No, perché tu, ristoratore, hai evaso, quindi adesso se evadevi meno, no? O piuttosto, ma perché noi dobbiamo stare chiusi e quello aperto? Allora che chiuda anche lui. No, c'è un popolo unito. Io ho sempre stato della linea, lavoriamo tutti in sicurezza, lavoriamo tutti con tutte tutta la prevenzione che volete. Ma che sia un popolo unito in quello che, secondo me, è sancito dalla Costituzione, il diritto al lavoro e alla libertà fondamentali. Questa è la priorità per la quale Varese Francesco, Libera esiste. allora siamo in chiusura. Devo l'ultima considerazione con Roberto, però tutti in chiusura mi hanno dato un titolo. Mi devi dire qualcosa che non è già detto in giro. Pensaci, mi devi dare un'anticipazione per chiudere il programma, perché se no non va bene. Ma Quindi di che pensa, genere? Non non ho mi mai interessa con detto. quante vai a cena stasera, mi No. interessa dal punto di vista Sì? politico Che un'idea, qualcosa. Mi devi dare un non ho mai titolo che non detto. hai mai detto che. Che Non hai in succede, ma tasca se come il tuo succede, hai jolly. capito? Me lo devi dire, pensaci, me lo devi Il tuo dire. jolly. Allora, abbiamo parlato di uno studio che hai fatto, io l'ho analizzato punto per punto, ti faccio i complimenti. Per tre quarti lo condivido, il quarto che è troppo da sognatore oggi come oggi, Certo, gli però. americani ti insegnano a pensare in grande per poter raggiungere. Esatto, poi però bisogna avere la costanza di cuore, io so che tu ce l'hai, gli altri, No, già io dopo la sigla si a Varese ho scocciano. conosciuto un sacco di bella gente. Magari Esatto. manca la cultura del marketing, manca la cultura della gestione, ma devo Benissimo, dire. hai sentito i candidati, c'è qui lui, cosa ti aspetti dal futuro sindaco di Varese?
Lui e quelli che hanno parlato Io prima mi aspetto di lui. un sindaco meno accentratore, scusa, non voglio necessariamente dire che questo che ci sia, è un sindaco che a mio giudizio sia supportato o si faccia supportare dalla rete di associazioni che in questa città ci sono, esistono e sono molto attive. Perché l'associazione ha questo vantaggio, si muove con la dinamicità dell'imprenditoria e con la trasparenza dell'ente pubblico, quindi può essere assolutamente di supporto al prossimo amministratore. In questo caso, per correttezza, mi auguro che sia tu naturalmente. Grazie. Ok, e adesso dammi il titolo. Ti do una super bomba. Vai. Non ho mai idea. Allora, io tutto quello che penso della politica, della società civile, l'ho sempre detto, sono una persona trasparente, l'ho sempre detto a tutti. Quindi vi svelerò una chicca proprio a livello personale. Per qualche giorno è girato anche il suo nome come papabile candidato sindaco del centrodestra. Ecco, Varese Libera ha sempre dichiarato di voler correre da sola a queste elezioni, ma se fosse stato Roberto Bianchi, il candidato sindaco del centrodestra, diciamo che almeno un caffè insieme per ragionare del sostegno di Varese Libera alla sua candidatura a sindaco, forse l'avrei preso con lui, perché ho avuto modo di conoscerlo e specifico l'occasione a novembre, quando Varese Libera organizzò in Piazza Giovani Italia un evento con 10 commercianti di 10 categorie diverse. Varese Libera anche lì fu l'unica forza a dare voce alla società civile delle partite IVA. Roberto Bianchi fu tra quelli che appoggiarono la nostra iniziativa pubblicamente. E quindi sarebbe stato l'unico papabile candidato di centrodestra col quale Varese Libera avrebbe valutato un sostegno al centrodestra. Quando è svanita la possibilità di una sua candidatura, Varese Libera ha detto ribadiamo l'idea di correre da soli. Va bene, allora non me l'ha data, ha detto se ma ho detto in diretta qui. Meglio di così, leggendo, va bene, sì. Poi vi baciate fuori dopo la sigla. Allora, leggendo tra le righe, se il sindaco futuro, se non lo sei tu, dovesse avere bisogno dell'appoggio di Varese Libera, ci pensi tu, Roberto. Certo. Prendi tu, fai da intermediario. Faccio l'intermediario. Ci siamo divertiti, grazie comunque per i contenuti che avete dato, per i tuoi progetti, grazie i tuoi sogni anche per Varese. Luogo bellissimo, vedi, continua a fare marketing territoriale. In bocca al lupo anche per la tua corsa, soprattutto per quello che farai o farete per Varese. A voi, amici di Backstage, non resta che dare l'appuntamento. Francesco. Alla prossima.